Amore, che succede? Hai la febbre? Per colpa del vaccino di ieri? Come stai? Il braccino ti fa male? No. Il braccino non ti fa male, però ti è venuta la febbre. E vabbè. Pazienza, capita. Magari oggi... Ma non riesco a muoverlo ancora. Non riesci? Cioè, sì. Riesci a muoverlo, vero? Questo qui? Che era quello che ti faceva prima. Anche questo, meno... sinistra, destra. Boh, l'importante è quello. Com'è. La febbre è soltanto una conseguenza del vaccino, eh? Magari oggi, domani, poi vai a scuola. Vediamo se, oggi come starai e se ti passa anche domani, va bene? Mm-hmm. Adesso io porto Vanessina a scuola, tu stai col papà e arrivo subito, ok amore? Mm-hmm. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao amore mio. A few moments later. Buon appetito amore. Grazie. La solita crepa alla Nutella, ma tutti i giorni. Ma sono diventata la mamma che sforna crepe alla Nutella a 360 gradi. Come stai? Bene. Stai bene, amore? Ti senti meglio? Stanotte avevi la febbre alta. Però adesso magari con la tachipirina ti è scesa e speriamo che non ti salga più, ok? Più tardi vengono i nonni, io ho portato Vanessa a scuola, così dopo la vado a prendere e i nonni rimangono con te, ok? Ciao Gasper! Guardi Anastasia che mangia la crepa alla Nutella e tu no? Dovrebbero inventare le crocchette alla Nutella per gatti. Oh, si prende tutte le coccoline, felice. E tu sei felice di avere Gasper? Sì? Allora amore, è arrivata la nonna. Adesso Ciao. Io adesso vado a prendere Vanessa, tu rimani con lei, ok? Arrivo subito, va bene? Va bene. Bentornata amore, come stai? Bene. Com'è andata oggi? Bene. Vedo strana, tutto ok? Hai sonno, sarà anche il tempo. Poi stanotte ci siamo svegliati perché Anastasia aveva la febbre e ti posso dire che anch'io ho un gran sonno. Adesso quando andiamo a casa posso andare a dormire? Certo, puoi fare un riposino se vuoi. Grazie. Va bene. Ciao, è arrivata la Vanessa. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao. Mi manca tantissimo. Come stai, Ani? Bene, grazie. Tu come stai? Ho un sogno bestiale. Infatti adesso vado a riposare. Vieni con me. Ok, andiamo. Ok. Anastasia, ti devo dire una cosa importantissima. Cosa è successo, Vani? Niente, ho solo voglia di truccarmi. Ah, bella idea. Però c'è un problema. Non abbiamo i trucchi. Quelli che abbiamo sono tutti rotti. E so già che se dico alla mamma di comprarmeli, dice di no. Quindi... Va bene? Ok. Mamma! Cosa c'è? Vieni un attimo! Vane, cosa c'è? Mamma, ho sonno. Vado a dormire. Va bene, vai! E tu, vieni giù con me? Sì mamma, andiamo a cucinare, dai, tra poco arriva papà, voglio cucinare e voglio imparare a cucinare, così da grande so già come si fa. Ah sì? Ma che bella idea che hai avuto questa sera. Va bene, andiamo a cucinare allora. Compleanno di Vanessa e facciamo le due la torta. Va bene. E quando sarà il compleanno la farò io. Non urlare che Vanessa sta riposando, che è molto stanca. Andiamo. E sono usciti sì. Un pochino più tardi. Ok, allora stavamo dicendo che la pasta al ragù si fa. Meno male, ragazzi, sono arrivata. Che fatica! Ho corso tantissimo. Speriamo che mia mamma non lo scopri. Ho un'idea. E mi riposo un attimo.
Da dove iniziamo? Da qua, da qua. Allora, iniziamo. Fammi vedere questo. No, prendo questo, sì. Per prima casa mi prendo un fondotinta. Prendo il pennello o la spremuta. La spremuta. Cosa? Allora, che bello. Dove sono? Ragazzi, questo è il giorno preferito di tutti. Questo quanto costa? Pochissimo, sono solo 13 euro. Adesso ragazzi sto cercando un lucida labbra. Io ho già visto questo che non so se è un lucida labbra. Ma che è? Acqua di... No, cioè no. Io ho visto questi che sembrano molto belli, tipo questo, non si può finire. Si apre. Vabbè, mi piace. Quanto costa? Ma sì. Anche se costa 100 euro mi copro tutto. Adesso devo prendere la cipria per fissare il fondotinta. Secondo me questa va bene perché può anche essere chiara o scura. Di qua Brian, dobbiamo andare di qua, non andare di lì. Ok. Adesso ragazzi, pensiamo a truccare le mie occhi e le mie ciglia. Iniziamo dalle ciglia, mi prendo, visto che questa è offerta, questo qua. Il rimel che serve per le ciglia qua. Adesso prendiamo l'eyeliner che l'ho visto subito. E basta. Dove l'ho messa? Eccola. Adesso sono pronta per pagare tutte queste cose. Andiamo. Adesso devo tornare a casa a piedi. Comunque ho preso tante cose. Speriamo che la mamma non ci scopri. Ed è ora di cenare. Ma cos'è che ha comprato Vanessa? Boh. Ma forse. Ma allora è uscita dalla porta, è andata a comprare i trucchi, vero? Perché noi il mangio ci sono i trucchi. Vabbè, lascio quella, vado a vedere. Ma che strano, sono le 7 e non sono ancora scese. Vado a vedere se Vanessa sta ancora dormendo. Vane, ma non ci sono. Dove sono? Bimbe, ma dove siete? Siamo qui. Cosa state facendo? Ci stiamo truccando. Ma quella spugnetta e tutti questi trucchi, ma da dove arrivano? Ce li avevamo già. Ma non è vero, io non me li ricordo. Sì, li ho trovati là sopra. Ma siete sicure? Sì, sì. Comunque, vabbè, se lo dite voi, forse non me li ricordo. No. È ora di cena. Venite a mangiare, ok? Ok. Mare, per un pelo non ci beccava. Veramente, con la fatica che ho fatto. Vanessa! Ah! Che? La mamma mi sa che ci ha scoperto!
fuori dal balcone. Anch'io.